Dopo 23 anni di difficili lotte, promesse troppo spesso mancate, di petizioni, manifestazioni, oggi 11 marzo la LAV finalmente ha festeggiato a Piazza del Pantheon l'entrata in vigore del divieto definitivo imposto dall'Unione Europea su tutto il territorio comunitario di testare e commercializzare ingredienti e prodotti cosmetici sperimentati sugli animali. A parlarcene Gianluca Felicetti, presidente della LAV. Una grande soddisfazione perché in questa piazza abbiamo iniziato tanti anni fa a manifestare e a raccogliere firme per l'abolizione della vivisezione e in questo settore dove l'Unione Europea, Bruxelles, voleva addirittura rendere obbligatori i test sugli animali anche di dopo barba, rossetti, quando non era ancora obbligatoria, era obbligatoria solo per i singoli ingredienti, dopo 23 anni ci è voluto tanto, ma alla fine siamo riusciti a far abolire per legge a livello europeo la sperimentazione dei cosmetici sul prodotto finito e sui singoli ingredienti, ma anche a vietare l'importazione dei prodotti da paesi terzi, in particolare dal Giappone e gli Stati Uniti, con le stesse caratteristiche. L'Unipro, associazione italiana delle imprese cosmetiche aderenti a Confindustria, ha salutato con gioia la nuova direttiva, ma negli anni molte industrie sono rimaste sorde agli appelli delle associazioni antivivisezione ed è anche per questo che nei prossimi anni sarà importante che i consumatori scelgano le aziende che hanno aderito a questo standard, ha sottolineato Felicetti. L'Europa si sta muovendo dunque verso una direzione basata sull'etica attraverso test che utilizzano metodologie alternative affidabili, sicure ed economiche rispetto alla vivisezione, quali colture cellulari, ricostruzione della pelle umana o volontari che si prestano alla sperimentazione dei prodotti, come ha spiegato anche Daniela Villa, direttore tecnico di Erbolario. Siamo veramente felici di essere qui con la LAV a festeggiare questo traguardo importantissimo. Noi da sempre affidiamo le valutazioni di efficacia, di sensibilizzazione dei prodotti cosmetici ad università che testano su volontari sani l'efficacia, la validità, soprattutto la sicurezza del prodotto cosmetico, quindi l'alternativa valida dal punto di vista del prodotto finito c'è assolutamente. In piazza con la LAV, rappresentanza delle tante aziende che hanno fatto della loro etica antivivisezionista una politica aziendale, era presente l'erbolario che ha offerto una seduta omaggio di trucco ad alcuni partecipanti e per tutti gli amici degli animali un brindisi e campioni omaggio di prodotti cosmetici certificati stop e test sugli animali.